Salve a tutti ragazzi, sono Mommy98, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi riassumeremo l'episodio 89 di Dragon Ball Super. E cazzo se il genio è stato figo. Prima però partiamo con la sigla. Ragazzi, inizio puntata, vediamo Goku che va sull'isola della tartaruga, il genio non c'è, e Oscar gli dice che sta al dojo di Tenzing. Goku vuole andare a trovarlo, per invitarlo al torneo. Nel frattempo vediamo Tenzing che è maestro, il maestro dei suoi allievi, che sono tutti pelati, non so perché, sono tutti uguali a lui, e cercano di controllare la loro aura, il loro ki, mentre Tenzing gli insegna. E ci sono anche i commenti del genio che li definisce un gruppo di trasandati. Bene, è bravo il genio. Vi avverto che il genio sarà molto comico in questa puntata. Vediamo apparire una bonazza, una ragazza che va al dojo di Tenzing, e quando si presenta, ovviamente il primo a sbucare fuori, chi potrà mai essere se non il genio delle tartarughe, che subito vuole eliminare la sua malvagità, hai capito? Quindi è a detta sua, e lo porta in una casa, nella parte di un dojo dove eliminare la sua malvagità. Nel frattempo vediamo Goku che va da Tenzing per chiedere di partecipare al torneo, e chiede anche dove è il genio delle tartarughe, e lo vede che vuole, e appunto, come ho detto prima, eliminare la malvagità di questa ragazza toccando, palpandogli il culo e le tette. Ah, Toei. E Goku decide di lasciarlo stare, povera ragazza, poteva aiutarlo Goku. Beh, la ragazza riesce a scappare dalle grinfie del genio delle tartarughe e si scopre che è una maga e che vuole vendicarsi di Tenzing, e quindi fa una specie di magia a questi talismani, qualsiasi cosa siano, ma va bene. Nel frattempo Goku e Tenzing discutono del torneo, ma Tenzing non accetta perché deve controllare il dojo. Goku gli racconta anche la storia dei 10.000 zeni. Ma nel frattempo vediamo Kaba che cerca di invitare Caulifla al torneo, ma lei non accetta. Uno dei seguaci di Caulifla vuole buttarlo fuori, ma Kaba si trasforma in Super Saiyan e lo sbatte vicino al muro con la sola forza del pensiero. E a questo punto Caulifla decide di accettare perché ha suscitato in pratica il suo interesse. E vediamo anche la ragazza Broccoletta. Broccoletta Kale, la vediamo in questo episodio. Ho belle aspettative per questo personaggio. Speriamo che la Toei non... Madonna. Vabbè, comunque nel frattempo gli allievi di Tenzing stavano distruggendo il villaggio perché erano stati controllati appunto da questa ragazza maga con quel sigillo che aveva attaccato in fronte. Nel frattempo il genio, un altro commento suo, che aveva già sentito la sua malvagità, la sua malvagità all'interno di questa ragazza, ma lei no. Decide di rivendicarsi perché? Perché ormai, minchia, gli arbori di Dragon Ball alla scuola della gru, Tenzing non ha potuto combattere contro di lei. Semplicemente questo. C'è una cazzata. Il genio decide di affrontarla. E lei è troppo debole. All'improvviso cade a terra e il genio delle tartarughe, diciamo che vede sotto la gonna. Ma lei reagisce con un bel calcio nelle palline e stende il genio. Ah, così impari. I classici giapponesi pervertiti. I classici vecchi giapponesi pervertiti. Comunque, gli attacca un talismano in fronte e fa il culo quadrato a Tenzing. Gli escono anche le due braccia da dietro a Tenzing, ma niente da fare. Rimane al tappeto. E il genio si pompa come una bestia. E cazzo se fa il culo a Tenzing, gli fa... è davvero molto forte, cioè... cazzo. Nel frattempo lanciano Kamehameha e Goku è costretto a lanciarla via. E decide di affrontare lui il genio e risolvere la situazione. E qui vediamo Goku, che cioè il genio che tiene testa a Goku. Attenzione, Goku a detta sua ha detto che si è allenato di nascosto a quanto pare. E poi subito dopo Goku lancia una Kamehameha sulla città. Cristo, e il genio steso per terra, il talismano si distrugge e tutto a posto. Lei ovviamente leggermente incazzata per il suo fallimento, ma Tenzing decide di invitarla lo stesso nel suo dojo ad allenarsi. Lei accetta a patto che
ovviamente chiede scusa e Tenzing subito dopo accetta perché vuole 10.000 zenni per ristrutturare il villaggio. Goku prima o poi glielo dovrai dire. Nell'episodio dopo, insomma, vediamo appunto cosa combinerà il decimo universo e lo scontro tra Goku e Gohan. Ragazzi, sono davvero curioso. Vediamo Gohan cosa ci combina. Cosa ci combinerà Gohan? Ragazzi, questo episodio più o meno mi è piaciuto, ma anche no. Ma anche no. Potevano fare di meglio. È stato un episodio inutile, ma va bene lo stesso. Disegni ben fatti, a parte qualche cosina tipo per la ragazza broccola, ma va bene così. Ragazzi, il video finisce qui. In questo episodio ci sono stati parecchi riferimenti alla vecchia saga di Dragon Ball, proprio la prima serie di Dragon Ball. Cioè, sì, ci può stare, cioè, è stato bello. Vabbè, come ho già detto prima, ragazzi, questo video è finito. Se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete like e condividete. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!